Salve, sono Urbano della Sanni Moreno, Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta, come vedete, di questa Jeep Renegade, allestimento limited, ed è di cilindrata un 1.6 turbo diesel, 120 cavalli, quindi 88 kW, cambio manuale dell'anno 2015. È una vettura appartenuta ad un unico proprietario, è una vettura con chilometri certificati, e dopo vedremo lo specifico, e la manutenzione certificata completamente dalle fatture che ci sono. E andiamo adesso ad osservare insieme lo stato d'uso della carrozzeria esterna, intanto di questo bel colore grigio argento metallizzato, e guardate qua, bella, lucida, brillante, brillante di vernice, brillanti sono le plastiche di rifinitura, brillanti sono le guarnizioni dei vetri. È una vettura che esternamente è stata tenuta in un modo veramente eccellente, perché infatti abbiamo conosciuto il vecchio proprietario, una persona veramente precisa. Andiamo anche ad osservare le dotazioni tecniche, partendo poi tra l'altro dal frontale, dove abbiamo la mascherina per esempio cromata, i suoi fari fendi nebbia, cerchi in lega specifici da 17 pollici abbinati alle sue gomme, sempre ancora tutte da sfruttare, vetri scuri nella zona posteriore ma correnti, cromati e verniciati sopra il tetto, sensori di parcheggio posteriori. E siamo all'interno della nostra vettura e andiamo anche a questo punto ad osservare il cruscotto, ad osservare i pannelli, ad osservare anche qui le dotazioni tecniche. Cruscotto bello, lucido, con tutte le plastiche senza graffi e senza usure, console centrale anche questa molto bella, quindi anche l'interno vettura è stato tenuto veramente in un modo eccellente. Mentre le dotazioni tecniche, troviamo il bracciolo appoggiagomito, freno a mano elettronico, cambio manuale a 6 marce, partiamo dal basso, presa USB per attaccare una chiavetta per la musica o eventualmente anche il nostro cellulare, presa per caricare il nostro cellulare, climatizzatore automatico bizona con tutti i vari interruttori per le varie regolazioni. Sopra troviamo l'interruttore per disinserire il mantenimento di corsia, oppure il presence, quindi avverte di alcune situazioni che abbiamo sulla strada. Centralmente il nostro display, dove troviamo, intanto è un display cosiddetto touch, quindi con un semplice tocco riesco a cercare le funzioni che io voglio. Comunque abbiamo l'autoradio, abbiamo il navigatore, quindi cartina per inserire tutti i nostri indirizzi da cercare, e il Bluetooth per fare e ricevere le nostre telefonate. Sulla sinistra troviamo anche il volante multifunzione con questi tasti per il regolatore di velocità. Sulla sinistra altri tasti per le regolazioni dell'autoradio, e in basso per ricevere e chiudere le telefonate, con nel mezzo il tasto per escludere le voci che ci danno noia. Interruttore dei fari con faro fendinebbia e retronebbia,
interruttori dei quattro vetri elettrici e della regolazione elettrica degli specchietti esterni, con la posizione anche per essere chiusi e riaperti elettricamente. Passiamo ai chilometri, che sono 107.195, e come vi ho detto sono certificati dalla manutenzione con tutte le fatture, che vi saranno naturalmente anche spiegate se deciderete di avere interesse su questa vettura. Doppie chiavi e interruttore della messa in moto Comfort, quindi non importa inserire le chiavi nel blocchetto del quadro. Siamo anche alla tappezzeria interna, che è completamente in pelle nera, bella, pulita, lucida, non ci sono graffi, non ci sono usure, non ci sono buchi, nemmeno di sigarette, perché il precedente proprietario non fumava, quindi l'interno vettura è veramente spettacolare. Poi, come il nostro solito, è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti, quando entriamo all'interno del nostro abitacolo, l'accoglienza è veramente spettacolare. Bagagliaio, anche questo pulito perché ha avuto la stessa lavorazione a vapore di pulizia dell'abitacolo anteriore, sedili posteriori sdoppiati e abbattibili per aumentare il vano di carico, mentre sotto il nostro pianalino troviamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Anche il vano motore, bello pulito, con tutti i suoi componenti al loro posto, perché le cose sono due. Intanto questa vettura specifica, come vi ho detto, ha avuto tutta la manutenzione precisa, quindi è bella anche sotto il profilo visivo e naturalmente meccanico. Poi, prima di essere messa in vendita, vengono comunque ricontrollate presso il nostro service, come seguendo una nostra checklist multicontrollo interna per valutare che la macchina sia visivamente a posto e comunque completamente funzionante. Poi ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa con la possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che naturalmente vi saranno spiegate in serie. Adesso salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. E partiamo per il giro di prova. Analizziamo intanto la posizione di guida, rialzata perché siamo naturalmente su un SUV. Quindi visibilità ottima e posizione ottima, anche perché abbiamo il sedile e il volante regolabili, quindi troviamo sempre la nostra posizione ideale. Poi la partenza, bella soffice perché la frizione è morbida e precisa nello stacco, come è preciso anche il cambio. E l'assetto stradale, perché guardate qua, la vettura va dritta su strada, volante dritto, non sentiamo nessuna vibrazione sulle gomme, perché tra l'altro sono anche veramente in ottimo stato, quindi scorrevolezza su strada molto buona. Scatola di sterzo leggera e precisa. Poi un'altra cosa, l'insonorizzazione dell'abitacolo, ottimo. Ottimo cosa vuol dire? Non ci sono nessun tipo di rumori anomali, battiti, scricchioli, fischi o qualcosa del genere, nemmeno quando andiamo volutamente a cercare le buche sulle nostre strade, che ci sono, quindi cosa vuol dire? Che la macchina è sempre molto molto compatta. Poi, se abitate lontano, ve la possiamo anche presentare in anteprima, come tramite WhatsApp, con una video chiamata in diretta, noi e voi, spiegarvi tutti i particolari. E passiamo adesso alla meccanica. Abbiamo detto, è il 1600 turbo diesel 120 cavalli, cambio manuale a 6 marce, quindi troviamo sempre
il rapporto giusto per viaggiare in un'ottima maniera, anche nella guida, nel percorso cittadino. Poi questa vettura qui, come abbiamo visto, è adatta anche alla famiglia, per esempio, perché abbiamo l'abitacolo spazioso, molta aria, alto, e il bagagliaio ben sfruttabile, quindi torno a dire proprio adatta anche per la famiglia. E poi è molto gradevole sulla guida su strada, quindi una vettura ancora tutta, come abbiamo detto, da sfruttare. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. Vi invitiamo a questo punto a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucecchio. Questa Jeep Renegade è già disponibile, quindi potete già venire a vederla, perché no, a provarla su strada, oppure telefonate ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura!